Il caro energia e l'aumento vertiginoso delle bollette sta portando sulla soglia della povertà milioni di italiani. A poche ore dai risultati elettorali, ecco cosa chiedono i cittadini al nuovo governo. Che si dia una guardata bene intorno e che ripensi bene al caro energia e a tutto, e al lavoro dei giovani soprattutto. Ci aspettiamo veramente un cambiamento. Noi gli auguriamo tutto il bene possibile al nuovo governo. Ha un lavoraccio da fare, lasciato un'eredità terribile, quindi gli auguriamo il meglio. Sono terrorizzato. Si può risolvere, ma in ambito internazionale, non certo con le politiche nazionalistiche o sovraniste. Penso anche che non durerà molto. Ci sono altri poteri che vogliono che questa crisi vada avanti. C'è una speranza nella Meloni. La speranza è l'ultima a morire, speriamo. Nella vita bisogna sempre vedere gli altri che cosa sono capaci di fare, poi dopo si vedrà. Intanto il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, ospite della trasmissione Punto di Vista condotta dal direttore di 8 Channel Pierluigi Melillo, lancia l'allarme. Tantissime le aziende campane che rischiano la chiusura. Il governo intervenga al più presto. Dobbiamo mettere un tetto all'aumento, quindi, che può pagare l'imprenditore, che potrà essere un 4%, un 5%, un 6% in confronto a quello che era il costo dell'anno scorso. Ma non possiamo permetterci assolutamente che in questo momento in Italia si possa pagare tanto di più come sta succedendo.